No, mi piace questo concetto, quando il sindaco va a sinistra i movimenti spingono ancora più a sinistra, quindi tra un paio d'anni mi sa che andiamo a Roma con i forconi, le alabarde. No, allora, io provo anche a tirare alcune conclusioni stasera, dico alcune cose. La prima cosa, noi siamo molto dubbiosi, no, su questo concetto delle città ribelli, no? Perché parliamo alla Val di Susa, ad esempio, no? La Val di Susa è un territorio che manco la vede una città, no? Oppure se dobbiamo guardare al Veneto. Però credo che il concetto di cui parli tu non è il concetto di buoni amministratori che fanno i ribelli, ma è il fatto che la ribellione è un dato che si dà, ad esempio, nella Limonita napoletana, ma si dà in territori insorgenti che rifiutano l'ordine costituito, cioè in qualche maniera è una linea rossa, un filo comune che lega coloro che si oppongono all'ordine costituito in Italia in questo momento qua. Perché l'ordine costituito in questo momento non è legittimo, è qualcosa che calpesta i valori della democrazia, qualcosa che calpesta i territori, no? E allora io credo che stasera abbiamo fatto anche, per quello che riguarda noi, un passo anche avanti in questa discussione, in questa ricerca, dove Napoli non viene qui a dare il modello, anzi ci dice: noi lavoriamo per un esempio. E giustamente, quando uno lavora per un esempio, lo vai a vedere. E io credo che dovremmo andare a raccogliere questa sfida di andare, alcuni di noi lo fanno molte volte, ma di andare a Napoli a vedere quello che succede, perché abbiamo bisogno non di ripetere delle cose, ma di imparare, come siamo andati in Rojava, come siamo andati in Chiapas, no? Andiamo a prendere buoni stimoli e buone pratiche. E dopo credo invece che quello che fa avanzare i movimenti, l'opposizione sociale in questo paese, è la capacità di costruire delle sinergie. E io credo che quello per cui noi ci vogliamo adoperare da settembre in avanti è provare a mettere a verifica se in questo paese riprendono terreni di lotta, che sappiano attaccare dal Job Act, che sappiano parlare di territorio, che ribaltino per esempio quel reato di devastazione e saccheggio per cui rischi 10 anni di carcere per aver tirato un sasso durante una manifestazione, e sappiano mettere i veri devastatori e saccheggiatori del territorio, che sono quelli che governano questo paese, non sul banco degli imputati, perché noi i tribunali non ci piacciono, ma sappiano tirare via terreno a questi devastatori e sappiano mandarli a casa. Credo che questo sia un livello che noi ci dobbiamo porre, non per sostituire questo con un governo migliore, ma per andare a costruire quelle istituzioni del comune, quelle forme di presa di potere dal basso, federativo, spezzando, come dite voi, il potere nel punto più piccolo possibile, no? Perché quando tu sei capace di rompere il potere e di consegnarlo a assemblee di 50-100 persone, allora veramente lì sperimenti quello che ci raccontano gli zapatisti in Chiapas, oppure la Confederazione del Rojava, la capacità di quindi costruire forme più che di potere, quasi di contropotere dentro questa nazione. Allora noi ci vogliamo scommettere, e credo che anche queste anomalie aiutano i ribelli a ricominciare a sognare che la vittoria, come dicevano i nostri amici di qualche tempo fa, fino alla vittoria sempre, si può arrivarci. Grazie. Colgo un'occasione. Allora, noi stiamo organizzando per il terzo fine settimana di settembre un meeting napoletano in cui vogliamo provare a mettere insieme esperienze virtuose di neomunicipalismo e di governo del territorio, a partire per esempio da una municipalità che governa un nostro compagno di insurgenza, che è Ivo, mettere insieme nuove, come dire, compagne e compagne che si sono assunti questo tema del governo del territorio insieme ai movimenti sociali. Lo vogliamo fare innanzitutto insieme ai nostri compagni e compagne di sempre, ai compagni del Veneto, ai compagni di Milano, ai compagni delle Marche, ai compagni che sono sempre stati a fianco a noi nella costruzione di spazi sociali e spazi di movimento, e lo vogliamo fare a partire proprio dai quartieri popolari e dai quartieri della periferia della città, insieme con questi luoghi di decisione dal basso di cui abbiamo parlato in questo bellissimo dibattito. Per cui colgo l'occasione per invitarvi il terzo fine settimana di settembre a Napoli e a conoscere l'anomalia napoletana. E chiudiamo davvero ringraziandovi. A parte che ci saremo ovviamente a questo incontro, ma davvero c'è un ringraziamento sentito
perché avete restituito, e credo che ci avete restituito, e parlo da veneziano, una passione, un coraggio, una voglia di riaffrontare il tema municipale della del cambiamento possibile a livello municipale dopo, l'hai ricordato tu, cioè l'arresto del sindaco Orsoni per le vicende del Mose, dopo che non siamo riusciti a trovare, dopo che noi a Venezia siamo stati i primi negli anni 90 a scandalizzare l'ortodossia antagonista, no? Invadendo i nessi amministrativi. Era un altro mondo, no? Rispetto a quello che descrivevi tu. All'epoca i sindaci, i comuni erano degli agenti di trasformazione sociale vera del territorio, ci avevano la grana, per dirla a pane e salame, come diciamo da noi, cioè potevano diventare degli elementi di ridistributori sociali della ricchezza. Adesso, quando quella fase è finita, perché ormai il ruolo sociale e politico storico dei comuni è ridotto a appendice della catena di comando che dall'ultimo piano dell'Euro Tower si schianta sulla pelle dei cittadini imponendo l'austerity delle banche, ecco, siete riusciti, cioè state riuscendo, e ci auguriamo tutti ovviamente la massima fortuna, a restituirci e a restituire la passione di riaffrontare dei nuovi possibili modi, no, per cambiare le cose a partire dalle istituzioni di prossimità e da una nuova relazione con esse. E anche vi ringrazio perché avete messo, credo, in quest'ultimo giro anche un po' di chiarezza rispetto alla questione della confederazione, rispetto alla questione della relazione, no, tra queste cose, perché si è molto parlato, no, di questa, si è sentito parlare, no, di questa questione delle città ribelli, no, delle cose, e noi, come accennava Francesco, dove sono state, cioè, Cava Napoli, dove sono queste città ribelli? No, qua c'è un problema che bisogna intanto far ribellare le città, capire cos'è la città, cioè nel senso, se io guardo Venezia e se io guardo l'Italia, abbiamo una città ribelle, e tutto quello che avete descritto questa sera e questo intreccio di piani tra l'alto, il medio, il basso, insomma questa rivoluzione che state portando avanti a Napoli fa di Napoli una città ribelle. Poi abbiamo un territorio ribelle, che è quello della Val di Susa, che con la città probabilmente non c'entra granché, essendo che non ne hanno, però voglio dire, quando vedi decine di valligiani che si oppongono all'arresto dei militanti in Ottav, cioè se non è ribellione, no, quella. Ma poi abbiamo dei territori, non so, anche tipo il nostro, no? Cioè, per cui abbiamo 10 centri sociali, comitati studenteschi, case occupate, comitati territoriali, abbiamo una ricchezza di movimento che costruisce in qualche modo altra società, ma che ci troviamo a scontrarci invece con una governance ostile, in cui non si è dato quel salto, non si è dato quel passaggio per cui si trova quella combinazione virtuosa e potente, no, che si sta dando a Napoli. E allora credo che questo, e vi voglio davvero ringraziare perché avete messo, no, della chiarezza, perché sennò, almeno anch'io personalmente, fino ad oggi avevo dei dubbi, no? E sembrava che anche questa questione fosse usata, e credo che il rischio sia sempre dietro l'angolo, un po' come una specie di coccarda, no? Che uno si attacca sulla giacca, magari per recuperare un po' di buon umore dopo i 4 virgola, i 3 virgola, i 7 virgola, no? Che sono usciti dall'ultima tornata amministrativa. Ecco, credo che nei termini in cui l'avete portata, il tema della confederazione, del buon governo, non so, per dire alla zapatista, no? Tra le esperienze amministrative e dei invece ribelli che si trovano nei territori, ponga un elemento di chiarezza anche fondamentale a questo aspetto del dibattito qua. Quindi davvero vi ringrazio.